Mi hanno detto di non spostare le sedie perché sono apposta per la. Eccoci qua con Mauro Corona ed Enrico Camani. Eh, tocca a me, perché il sindaco, che è un alpino impegnato nella donata di Asti, quindi eh, tocca a me rappresentare la comunità di sogno. Vi do due parole. Non vi porto via, non porto, tempo, non porto via tempo al, all'incontro con corona, volevo solo dire che eh, siamo contenti naturalmente di vedervi così tanti, eh, è stato avere corona, qui tutti ci chiedono ma come fate, come avete fatto ad avere corona, è stato molto più semplice del solito, vi, eh, vi garantisco che la parola chiave non è cachet ma è amicizia, perché l'amicizia... L'amicizia ha portato Corona Il sogno e l'amicizia ha fatto sì che quando abbiamo chiamato Camanni per guidare un po' questa, questo incontro eh, abbia subito detto di sì. Quindi eh, è proprio amicizia, diciamo la parola eh, d'ordine di questa sera. Volevo anche dire che avevamo pensato di fare l'incontro all'interno del castello, nel giardino del castello. Poi purtroppo dei lavori che stanno facendo ci hanno impedito di organizzare tutto lì dentro. Però, se vogliamo, è meglio così, perché il castello è stato un luogo, diciamo così, di potere, no? della nobiltà. Adesso è un museo. La piazza è la democrazia. No? La, pazza, la piazza è la popolazione, la piazza rappresenta un po' tutta la popolazione. Io ho finito, come avevo promesso, sono stato breve. E passo subito la parola a, a, anzi, una brevissima presentazione, anche se tutti conoscete meglio di me. Eh, Enrico Camanni è giornalista, grandissimo scrittore di montagna, con una scrittura bellissima. Ha recentemente pubblicato Le Guide del Cervino mi pare ancora nel 2015 se non sbaglio è stato pubblicato, è un frequentatore delle montagne e in generale della Valle d'Aosta, non è solo un grande alpinista, appunto, è anche un conoscitore della vita della Valle d'Aosta, eh, ha tracciato anche un'originalissima bi biografia della Begorre e Corona invece è il cantore della montagna, Direi filosofo della montagna, ma lui dice che è un filosofastro della montagna e rende bene. Un furbastro che pubblica con Berlusconi. Già questo meriterei il linciaggio in piazza, ma poi vi spiego perché. Va bene. Eh, buona serata e, e buono spettacolo a tutti. qua con noi. No, no, fai qualche domanda anche te? vabbè è scappato buonasera a tutti grazie la serata è bellissima quindi forse doveva essere così ma viene da, dal sonno del libro penso come ha detto prima delle vanità si trova meglio qua in mezzo a, alle montagne e a voi che sicuramente capite le montagne meglio di, di quanto le capiscano non che i frequentatori del Sanore Libro siano cattive persone, per carità, ma siccome sono centinaia di migliaia, è difficile far passare delle parole, dei messaggi. Qua è sicuramente più, più facile. Allora, noi non abbiamo preparato niente perché eh, ci conosciamo da tanti anni, eh, condividiamo alcune cose importanti, la passione per la montagna. Lui è un montanaro, io sono un cittadino e non lo nascondo, anche se poi a furia di andare in montagna non capisco più tanto bene la differenza ma eh, condividiamo per esempio l'amore per, per la letteratura, eh, per le montagne come fonte ispiratrice, anche se io non credo che esistano gli scrittori di montagna. Mauro, come Rigoni Stern, viene etichettato come scrittore di montagna. Io uguale, ma il fatto che lui venda, eh, io un po' meno, ma lui venda quelle, quelle, quelle centinaia di migliaia di coppie vuol dire che... La montagna è un messaggio che può passare trasversalmente. Perché in Italia, in fondo, siamo sinceri: non è che le montagne interessino così tanto. Se guardiamo ai politici, non interessano assolutamente niente, eh, alla cultura generale, meno che, ma meno che niente: nel senso che in televisione ci vanno di rado e ci vanno male di solito, sui giornali, uguale. Quindi, il fatto che Mauro venda tanto e comunque anche io abbia un pubblico vuol dire che c'è un amore che passa attraverso la montagna, ma che non è legato alla montagna. Probabilmente, se Mauro fosse nato a Riva al Mare scriverebbe di, di Mare, che è la stessa cosa, perché comunque quello che conta sono le emozioni, i sentimenti, quello che uno ha dentro. E di questo io vorrei parlare. E comincio con una cominciamo a essere da seri, poi berremo un po' e magari scivoliamo in qualcos'altro. Allora, io ho letto parecchi libri di Mauro, non tutti perché ne scrive troppi, ma ne ho letti tanti. E non parlo dello stile di Mauro, che è inconfondibile. E la cosa più importante, l'ho già detta, è che Mauro è un Montanaro, quindi sono pochissimi i Montanari che scrivono. O magari scrivono, ma scrivono per se stessi. Insomma, lui ha preso un po' questo posto che era di Erigoni Sterna, anche se sono diversi, naturalmente, siamo tutti diversi. Comunque una voce che arriva dalla montagna, secondo me questa è già una caratteristica fondamentale. Nei libri di Mauro, che sono molto diversi tra di loro, perché Mauro ha già scritto molti romanzi, ha scritto delle favole, ha scritto dei libri che sono dedicati agli alberi, perché lui ama tantissimo il legno, conosce soprattutto, e prima di essere uno scrittore Mauro è un grande scultore, e quindi per lui il legno è un altro modo per parlare. Allora lui ha usato tante forme letterarie, ma il messaggio che le unisce è il seguente. La natura come medicina a una società, eh, non so come definirla, sicuramente un po che è andata un po' oltre in tante cose, in troppe cose. E, e non sappiamo se andando oltre poi siamo capaci di tornare indietro. Ecco, questo è un messaggio che c'è in, in tutti gli scritti di Mauro, cioè una denuncia della nostra società troppo sazia, troppo eh, esasperata, che non sa più riconoscersi, e, e la natura come medicina, ma non è una matura, natura buona sempre, e questa è la cosa che lo rende vero, perché quando la natura è sempre buona sembra finta anche. La natura di Walt Disney è una natura finta per chi la frequenta, veramente per chi ci lavora, per chi ci vive. Si si accorge che non è vero, perché non è che sono tutte sempre belle le, le giornate come oggi. Non è che la natura non uccida, non, non è che noi eh, in natura viviamo automaticamente meglio che in città. Questa, questa è la favoletta: la natura è una medicina che comunque è bisogna guadagnarsela, insomma, bisogna faticare. Mauro viene da una terra molto difficile, molto dura, ha visto tante cose dure, ha visto una montagna che non è sempre romantica, anzi, spesso è il contrario. E quindi questo nei suoi libri c'è, e questo lo rende vero, perché eh, lo rende eh, autentico, anche se è una parola che non mi piace, cioè è la firma di uno che le cose le ha viste, non di uno che le ha solo sognate o che le ha lette su altri libri. Ecco, la prima domanda è, Qual è il tuo, il tuo rapporto oggi a 60? Quanti ne hai? 66 presto. <ride> Quasi 66 anni, quindi ne ha viste di cose. Qual è il suo rapporto con la montagna, con la natura? E qual è la sua visione del mondo di oggi, quello che c'è sotto? Quello che non vuol dire che sta, che sta sotto nel senso che è inferiore, ma comunque sta sotto perché è più in basso. Grazie Enrico, poi intanto ringrazio sto, sto, sta piazza. non, non sono... Mi commuove, mi commuove vedervi qui e magari non lo merito neanche tanto perché disse Borges una volta temo in qualsiasi momento che la gente scopra di avermi dedicato troppa attenzione e di reputarmi alla fine un, un inetto o un impostore, anzi entrambe le cose assieme. Io ho anche paura di questo affetto però sono leale e quindi volevo ringraziarvi magari con un aneddoto perché per la domanda è bellissima di, di Enrico quale mi lega in 40 anni di amicizia ha fondato la rivista Alp è stato direttore della rivista della montagna curava la collana di libri ora io non voglio fare sviolinate ma di quest'uomo qui leggetevi la guerra di Iosef se è ancora trovabile perché la casa editrice che lo faceva l'ha demolita le cose eh, le minute sapienze che in ogni, in ogni fallimento scompaiono, sono gravissime le, le minute sapienze, le cose grandi. Allora, prima di, di rispondere alla domanda, voglio ringraziare mio fratello d'anima, Ferruccio, e merito suo, se sono, ma no, perché ieri ero in un altro paese de, della valle, dove ero ieri? A Melle, Melle. Trovi la gente vera, mi ha messo su una balla di paglia ieri con un fiasco di vino. Ma eh, un dialogo bello, no? Perché ognuno di noi ha dei problemi, ha delle paure, delle ansie, delle angosce, delle insicurezze e dobbiamo aiutarci anche con una chiacchiera, che è come le tegole del tetto che si passano là: passiamoci i problemi, aiutiamoci, non tenerci tutto dentro. E quindi una piazza così. Per corona, che insomma, alla fine sono un cialtrone, un furbastro, un furbastro, ma insomma mi ho dovuto difendere, no? Poi vorrei parlare anche perché uno va in TV, perché se non va in TV non vendi i libri. Accidenti stasera, ieri c'era Cosoli, che mia figlia è diventata amata. Ligabue, non il pittore, eh? magari fosse vivo qui l'Igabue, cioè. Poi voglio tornare alla domanda, ma lasciatemi sfogare un po'. Stasera, prima di venire qui, avevo la TV nell'albero, Era da Fazio. Cioè, capite che nonostante non abbia bisogno di pubblicità, Ligabù, cattura milioni di fans, è lì a promuovere che? Il sistema biologico della carota o il suo libro? Il suo libro. Perché diceva Macedonio a Borges, io credo che questo libro. Gli manchi una cosa per essere un buon libro, perché Borges disse che era un buon libro, ma cosa gli manca? Disse Bo Gli manca il successo. E io credo che senza successo un libro non possa definirsi un buon libro: c'è un meccanismo di vendita, quindi io ho capito il meccanismo. Come non vivo sugli alberi, ho detto vado in tv, perché se non vai in tv a dire che sei morto, non sa neanche tua moglie. Anzi, mia moglie crede che sia morto perché non mi vede più da secoli. <ride> Invece, sono vivo, diteglielo. Comunque. Per dirvi grazie accenno un aneddoto di Macedonio Fernandez, che fu il maestro di Borges. Io lo ripeto spesso perché questo filosofo di un'intelligenza che pochi poche menti, da, da Leonardo a Pessoa e Macedonio Fernandez fu il maestro di Borges. Se Borges diventò tale, oltre che il suo talento e il suo genio, fu anche per le indicazioni di questo maestro. <coughs> Borges era un uomo cinico, se no non poteva arrivare lì dove era. E gli giocò uno scherzo a questo vecchio maestro, procurandogli una serata in un famosissimo teatro di Buenos Aires. Questo è il mio grazie a voi, che io non valgo le unghie del vecchio Macedonio e ho riempito una piazza. E lui invece si affacciò sul palco del teatro e era il teatro vuoto. Scherzo terribile. Chi di noi non si sarebbe arrabbiato, indignato, umiliato, offeso? Mandato invece Macedonio, che era una testa superiore, tenne una conferenza di un'ora e un quarto a un teatro vuoto patoco, vuoto. E indovinate su che parlò, sull'umorismo. Ma poi l'indomani trovò Borges, cinicamente si aspettava la disfatta del maestro, e gli disse «Macedonio, c'era pubblico?» E Macedonio rispose «Caro ragazzo, gli assenti erano così numerosi che se soltanto uno non fosse venuto non sarebbe riuscito a entrare. Allora io vi ringrazio in questo modo. La domanda, la, beh, oggi allora, ve lo dico senza, ma non come la volpe che non, non raggiunse l'uva e dice tanto era cruda, era, non era matura. Io mi godo la montagna finalmente a questa età non sono più competitivo vedo molte più cose vado molto più lento mi, 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 mi fermo a guardare. ieri stamattina mi sono alzato lì in valvaraita e camminavo su per la valle un verde che non lo reggevi quando avevo 30 anni 20 20 ero competitivo ero cattivo anche nel senso buono pensate che, 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 che paradosso cattivo nel senso buono cioè, se potevo fregarti la via te la fregavo, anche se avevi mezza fatta, cioè era una carogna, sgomitavo. Oggi sono la montagna di oggi, me la gol con i miei figli che arrampicano, con qualche amico. E, è una cosa molto più pensata, molto più bella, molto più pacifica. No, a volte vado sotto una parete, no, ma, ma, ma quando mai si rinunciava ai tempi con Manolo, con, con tutti i miei i Bruno De Ronacque ma con qualsiasi, dovevamo vincere, invece siamo accorti che vincendo abbiamo perso, cioè siamo azzerati, ora tante volte vado per fare una via e poi la mattina scopro che non ho voglia, il mio corpo e la mia anima, per, e non la faccio, con grande disappunto di quelli che sono più giovani e sono il corona di 30-40 anni fa, quindi io non ho più compagni di avventura giovani, perché non reggo, Brahimo? Che andiamo, ma cosa fai? ma te, Non te la senti? No, me la sento, ma non ho voglia. Cioè, ho imparato finalmente a fare ciò che mi piace. Quindi, una montagna molto più bella per conto mio, più contemplativa, anche se ogni tanto si fanno anche le, le qualcosina di, 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 di difficili, ma non più tanto, eh non c'è un Viagra per i muscoli della montagna. Dobbiamo sapersi ritirare, insomma. Per... Ma me la godo di più, sinceramente. A volte mi sono anche ridotto a camminate, ho scoperto tante cose, rallentando vedi di più, ma uno può dirti eh no vedi di meno perché se corri vedi quello che ti sta di là ancora, no no vedi di più, ho notato che manca il ciao, io vengo giù dai sentieri, o vado in su, trovo comitive, 10, 3, 4 persone, ora io capisco che è una faccia che possono pensare a questo qua è meglio schivarlo, ma... Accidenti, ciao! Allora io aspetto, no? E sorpasso oppure mi faccio sorpassare se vado in su. E poi ne, non ti dicono ciao. Rarissimissimo. Allora io mi fermo e mi volto. Ehi, ciao eh! Oh ciao ciao! Cioè manca il saluto. Dove vanno? Dove andiamo? La montagna non serve a niente se non c'è un po' di umanità anche no? tra noi. Ho scoperto che manca il ciao. Ora non so se la gente è diventata dei robot perché praticano montagna, raggiungono cime camminando, però manca la comunità, la comunione. Ma questo l'ho notato. Poi eh, la domanda, altra cos'era Enrico? Di, oltre che come vivo la montagna ora, bah, bah, insomma, eh, la monta diceva Jesenin, molti anni fa: Diceva: piange la montagna, la sua perduta innocenza. Piange i suoi canti dispersi e le ragazze dai dagli occhi di velluto e i suoni delle fisarmoniche e l'odore di fieno e di stalla. La montagna ormai, ci sono due montagne dove nevica: Firmato, Gabana, Versace, Fendi, bla bla, che può essere Cormaier, Cortina, Davos, Zermatt, oppure anche Corvara di Valbadia, dove un caffè a 8 euro no, se lo paghi lei allora la denunchiamo i carabini li chiami li chiami viene fuori un bel casino 8 euro un caffè e allora capito questo qua va in tv a parlare male di noi no 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 facciamo, non venga più qui no assolutamente c'è cioè, questa montagna dove Nevica ha firmato e dove i politici investono e poi c'è la montagna povera come da me dove c'è una, una frazione i forcai eh, che tirano giù i morti con la slitta sono più pochi ormai da tirar giù non c'è una strada, terzo millennio, e quell'altro lì che voleva passare alla storia, passi alla geografia che è più sicura, voleva fare il ponte a Messina, la Tav, il Mose, 7 miliardi e mezzo di rubati, il duce, il, il, loro lo chiamano, lo chiamano il doge, io chiamo il duce, che ci hanno fatto, ecco, ecco la montagna dove io ho paura della politica. Pensate, ci hanno fatto credere che in 400 metri, perdonatemi le polemiche, bisogna fare anche polemiche, perché la montagna delle stelle alpine va bene quando tutto funziona e c'è del lavoro, c'è del. Delle cose. Quindi, eh, ci hanno fatto credere, ad esempio, che 400 metri di manine gialle di lamiera fermavano gli oceani, l'Adriatico. La alta, io sarò morto magari entro quest'anno. Ma la acqua alta Venezia ci sarà sempre. 7 miliardi e mezzo. Il Duce, lo chiamano il Doge, il Duce agli arresti domiciliari in una villa fantastica ai piombi di Venezia. Sono spietato quei farabutti. E quindi c'è questa montagna dove non investono perché non porta voti. Non porta, non, no, no, cioè abbiamo delle bellezze lassù. Però investono in, bl in bla bla bla, cioè si mettono patacche addosso. L'UNESCO, su da noi, dov'è l'UNESCO? Ci hanno rubato l'acqua, venduta a centraline private il Vail. Cosa ci sta sotto lì? Questa è la montagna povera, o oppure il parco, non puoi più piantare un chiodo nella tua casa, cioè tutto protetto. Prote Ma guardate che il vescovo Berkeley, quando lo accusarono di andare a donne, che mi sembra una rarità, di solito vanno a bambini, a stupri, a robe così. Uno che va a donne, tutto il mio rispetto, glielo accusarono di andare a donne. E disse, aspetta che ti tiro il fiato, gli disse cari signori, la mela, e qui torniamo alla montagna, che poi la natura, la mela da sola non si, non si mangia. La mela da sola non esiste, ci vuole la mela e un palato che la gusta, una bocca. Quindi la montagna, parliamo oggi visto che siamo in montagna parliamo di montagna. Un tramonto chi è che lo vede? Lo vede la montagna? No, lo vediamo noi. Quindi la montagna nel rispetto è fatta da qualcuno, chi dice Dio, chi dice chi chi è laico dice no, ma l'ha fatta qualcuno per noi? Perché prende. Prendessimo dalla montagna o dal mare o dal Il sostentamento con naturalità e misura. Invece oggi trovo che è tutto proibito. Provate a fare una tettoia per la legna progettino: 3.000 euro, una lamiera quattro pali. La montagna deve liberare lì. la politica, la polis, un, 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 un aiuto alla, alla gente. Io delego te. Affinché mi rendi la vita meno, 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 meno un lavoro usurante, tu mi rappresenti? Zero. Zero. Provate a fare una tettoia. C'è il parco lassù, e che vanno benissimo, hanno creato anche qualche po' di lavoro. Ma provate a fare una tettoia. Progettino 3.000 euro. Inoltrarlo. Inoltrassero qualcos'altro. Sti qua. Progett... Allora, commissione edilizia, commissione sismica, commissione impatto ambientale, commissione psicologica. Commissioni dappertutto, dieci anni per farmi la tettoia. Quando quell'altro si trova una casa a suo insaputo, vista Colosseo, fatemi trovare una tettoia a mia insaputa perché mi sono rotto le palle adesso. Eh o no? Quindi, e poi c'è tutta questa protezione. Adesso, qui non voglio entrare nel tema della caccia. Io sono stato cacciatore per fame e non, e non mi pento. Non sono mai pentito di nulla, ho molti rimorsi, ma pentimenti no, ho fatto così. Ma cioè, non c'è un programma, non sono morti 4.000 camosci, non puoi più toccare nulla. Se andava radicchio che lui l'ho mangiato da lui quel, il Tarassaco, sto che un tarassaco a 400 euro a pianti, ma dove va? Ma cosa faccio? Io voglio creare un comitato che protegga la gente normale dai protettori di natura. Aiutatemi a fare questo e la montagna piange povera non puoi più fare nulla vorrei che qui qui comanda la gente del posto e la gente del posto che sa cosa serve quindi si fa un'assemblea la facciamo quella strada riserva. se dicono no, no non serve e no, non che venga un altro a, a, a decidere per voi come lì alla TAF mandano la gente lì è uno spreco sul cuore sono vissuti gli antenati, la memoria, i figli, i padri, i nonni, i bisavoli. Non è tanto... Li smantellano, sburellano. Questa è, è dittatura. Il mio amico Petra Matievi ci disse, viviamo in democratura, che è un ibrido, disse ibrido, non misto, come ha detto Repubblica. A me l'ha detto a Montereale, in Valcellina, È un ibrido di tra democrazia e dittatura. Uno si fa la legge sconvolgono la, la, la Costituzione senza neanche essere stati votati e noi stiamo zitti. Questa è la realtà, poi ogni, non è che prima si tecce, quindi vorrei un'attenzione, liberiamo l'iniziativa privata, se diventassi ministro, perché Salvini in una sua sparata ha detto che mi vuole il ministro un mesetto, fate che cazzo volete vi do i soldi, però poi vengo a vedere se avete fatto i furbi si va in galera come in America. Quello che ha, che ha rovinato la banca in America ha preso due ergastoli e li sta facendo, probabilmente ne farà solo uno ergastolo, perché... <ride> a meno che non sia Berlusconi che ha 400 vite. Comunque, dopo... <ride> adesso chiudo un po', no, capite, l'iniziativa privata, fai, ti do i soldi, però vengo a vedere, un ragazzo di Erto ha tentato di mettere in piedi anche Bruxelles, ci sta... di, 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 la latteria, no? C'ha 30 vacche che sono rari giovani oggi che imprendono negli animali perché gli animali non sono una moto che la parcheggi, non c'è né Pasqua né Natale, devi mungere, dargli da mangiare. La latteria funzionante fino a dieci anni fa, mai morto nessuno di contaminazione. Poi le mozzarelle diventano viola, nessuno dice un cazzo. No? Questo ragazzo, la latteria ha dovuto fare. Le caldaie di rame pulite, bellissime, nuove, non, 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 acciaio bulinato, la piastrellatura qua di tre metri ancora più alta, tutte cose, le finestre centimetri 174,5. Eh? Io, quei cinque, li, li ficherei non so dove. La, la gente si avvilisce, non imprende più. Questo, ora sono entrato in politica, vorrei. Ma bisogna parlare della montagna do, disperata. Dove non c'è più la posta, non c'è più le scuole, non c'è più il servizio del treno, io sono abbonato a quattro quotidiani, li ego tre giorni dopo. Questa è la montagna anche che, è, che grida aiuto e sta anche a noi tutti indignarsi e schierarsi contro la montagna povera, la montagna disperata, perché non si può dire io qui sto bene, lascia che s'arrangino, perché se io so che qui fanno disastri, sto male. Sto male per la montagna, per, la, per, per, per il territorio devastato e sto male per voi che state male. Quindi è un problema molto, molto delicato. Adesso tiro un, tiro un sorso perché sono son uscito dalle righe. Mi ero imposto di non arrivare lì e sono arrivato. Vedete che non è molto difficile parlare con Mauro perché gli si dà il via e poi lui va... Vado, vado, mi perdo. Mi fermo, vabbè, dai. Ma intanto le montagne sono tante, qui per esempio siamo in Val d'Aosta e sicuramente c'è una montagna diversa dalla tua, ma anche dalle nostre montagne piemontesi, per esempio. Cioè, bisognerebbe a volte anche eh, differenziare. Per esempio la montagna di Mauro, che si trova in Friuli, al confine tra il Veneto e Friuli, ma è Friuli, e la montagna dove c'è stato più, più spopolamento, soprattutto quella di là verso la Carnia, credo, no? ma anche da, anche da voi. Ed equivale, se voi guardate le carte di Betzing, equivale allo spopolamento che c'è stato nelle montagne del Cuneese, per esempio, che sono quelle descritte da Nuto Revelli nel Mondo dei Vinti. Uno spopolamento che non è eh, un fenomeno, è un'emorragia totale, cioè è la morte del paziente. Perché si è passati da 100 abitanti se ce ne erano 100 a 2, 3. Quindi vuol dire il deserto. Anche se questo vale per noi, forse non vale per i posti di Mauro, per le valli di Mauro, da noi nel Cunese, alcune valli che sono state quelle lì sotto le lenti di Rigoni, eh, scusate, di Nuto Revelli, eh, si stanno ripopolando in un modo. Più virtuoso di altre valli che invece sono quelle firmate che diceva Mauro, per esempio la Val Maira, la Val Varaita, anche sta migliorando, la Valle Po, valli che erano veramente con quelle percentuali che ho detto prima, oggi sono ripopolate un po' da gente che era scappata cercando magari lavoro in pianura e poi è ritornata, magari i figli, magari le persone quando sono andate in pensione che comunque ripopolano e creano comunità ma anche molta gente che viene da lontano, per esempio i tedeschi in Valmaira, perché è una valle che si è eh, rifatta una identità quasi, pur conservando quella che aveva. Allora anche qui a volte, no anzi, non a volte, sempre, io mi chiedo, è meglio quel percorso lì o il percorso di certe valli firmate che sono state spianate dal turismo di massa e che non possono più tornare indietro? Certo che per esempio ci sono posti come... Erto, che non hanno avuto questo processo di ritorno, o forse, forse sta cominciando, ma forse no. Questo lo chiedo a Mauro, perché da noi c'è abbastanza visibile in certe valli, non in tutte, ci sono valli ancora molto indietro. Altri luoghi, come la Val d'Aosta, invece, sono stati favoriti da un'amministrazione eh, autonoma, che effettivamente, come diceva lui, vuol dire che la gente conosce quello che fa. In, in qualche modo, non, non del tutto eh, perché poi sprechi se ne sono fatti ovunque, anzi molto più in quelle che hanno più soldi che in quelle che ne hanno di meno, però diciamo che in Val d'Orsa sembra che la politica amministri la montagna, cosa che non succede in Piemonte, che non succede in Friuli che non succede in Veneto, che non succede in tanti altri posti allora, io credo che le valli firmate, quelle firmate troppo dovranno remare sempre di più, perché il benessere è finito, quel benessere degli anni 70, 80, quando sono state progettate quelle cose lì. E quindi, non so, dovranno veramente remare e li aiutiamo anche noi a remare perché noi paghiamo le tasse per, per mantenere in piedi certe strutture, perché altrimenti chiuderebbero. Altre valli invece hanno delle strade aperte e allora il ritorno è l'unica strada, magari il ritorno di gente che è più motivata di chi è nato lì e che non ne può più e che vorrebbe solo andare via. Io vedo molta, molta più motivazione in chi sceglie di andare rispetto a chi ci nasce e che è obbligato da, da, da sette generazioni e che quindi aspetta solo di scappare, e non so però se questo avvenga eh, dappertutto, non credo, e soprattutto non so come si può favorirla questa cosa qua. Tu hai delle idee. Eh, se l'avessi, no, allora, eh, eh, torniamo un po' alla, 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 alla chiacchiera di prima, cioè perché si spopola la montagna? Mi diceva il mio maestro di caccia, di bevute, di donne, di pe, do dove non c'è acqua il camoscio va via, ma il camoscio beve poco, eh ma quel po' gli serve, dove non c'è da mangiare il camoscio va via, cioè no... no si spopola la montagna oltre che per un minimo scimmiottamento della città, è perché non c'è lavoro e abbiamo le, è come avere un enorme tronco di cirmolo e non c'è lo scultore che, che lo lavora, si è, si con dei castori che lo rosicchiano. E no, per avere lavoro, cosa serve? Servono idee. A me non è che, che mi voglio infierire sulla politica, però vengono votate. Si vota, diceva Broschi, un premio Nobel della letteratura, diceva se noi scegliessimo i nostri governanti in base alle loro biblioteche, in base alle loro letture, alla loro preparazione culturale e non in base ai loro programmi di politica estera, forse il mondo piangerebbe meno. Cioè mancano idee e le idee no, bisogna... E leggere a nostre guide gente che ha idee, imprenditorialità fantastica, fantasie ragazzi, giovani che hanno coraggio, idee, fantasia. Cioè, Uno viene votato perché noi siamo molto suggestionabili dalle, pre, dal, da, dalla presenza scenica dell'umanità degli uomini: quello non beve, non fuma, non fornica, non va a messa, categorie pericolose. Quindi lo votiamo. Lo votiamo, ma non vuol dire che abbia idee. Lassù c'è una valle, la più bella, Carlo Sgorlon la definì l'ultima, la più bella. Venite a vedere la Valcimoliana, dove cosa hanno fatto l'unica imprenditorialità? E devo dire che però ha dato lavoro a una ventina. Hanno preso l'acqua della Valcimoliana dove io vado a scalare acqua pur, puri e la imbottigliano a ah, milioni di bottiglie al giorno e vanno all'estero, va bene, bevano acqua. Io bevo quella del sindaco, io, ma ne bevo poca io e la risparmio. Non mi lavo neanche, tanto è vero che mi hanno scagliato addosso anche il Corriere Sera, la Sera, la, la, la creatività igienica di Mauro. Non ma me lavo poco, però non ho bisogno di essere annusato più da donne o da uomini o quello che volete. Quindi sto, il mio cane mi sopporta, il resto basta. Però ci vogliono idee. Su da noi i boschi hanno invaso le case, i cortili, i pascoli. Questo è un esempio che vi fa... Poi voglio tornare a quello lì, perché la montagna dove è ripopolata da gente che noi chiamiamo ultimi, emarginati, invece sono rumeni che hanno preso le malghe e le fanno funzionare con, una, con un lavoro metodico, passione. I nostri ormai faremo la fine di Sparta e, e, e la Grecia, siamo in pigre. Guardate che se il Veneto, che abbaiano tanto i leghisti, se il Veneto sciopera, le badanti va in crisi, anche nelle fabbriche, tutti loro, anche mal pagati. Quindi però non scioperano perché hanno coscienza e bisogno di avere una paga. Quindi mancano le idee, perché da noi, ripeto, i boschi, che diceva il mio caro amico Rigoni Stern, vanno vanno tagliati, vanno usati, vanno sfruttati, altrimenti si soffocano, non puoi toccare una pianta se non viene il dottore in forestale che ha studiato la scienza forestale a Padova, sa una sega di boschi, chi impara a scuola insegna a scuola e basta, nella reta gobetti. E quindi, allora perché non facciamo, tagliamo sti boschi, no? E, e inventiamo una fabbrichetta di case. Di casette di legno prefabbricate come Rubner. Rubner ha cominciato a fare pollai e fa case in tutto il globo di legno, che poi dura più del cemento. Oppure il Pino Mugo che ha invaso tutto, perché non facciamo una fabbrichina? 60, 70 anni fa c'era la fabbrica della distillazione del Mugolio, a Cimolais hanno distrutto anche quel. Sette, otto giovani lavorano, oppure una piccola distilleria di erbe medicinali. Ecco, le idee mancano e non investono. Io ci parlo con la Serracchia, non investono lì. C'è un tesoro. Il turismo in Valcimoliana, può creare dei percorsi per le scuole, per i bambini che non riconoscono più né un albero, né un lago, né un, lago, né un torrente, non riconoscono più nulla. Nelle scuole, oltre, oltre che la tecnologia, no, bisogna mandare i cacciatori, gli artigiani, le guide alpine, i contadini. Eh, perché i cacciatori? Inorridiscono le, le mamme, i protetti, ma i cacciatori. Non a insegnare a uccidere gli animali, ma nessuno più del cacciatore sa di orientamento. Metrologia, trovare l'acqua, tacarsi fuori d'impiccio. Riconoscere, ecco, ma crescere questi bambini con un'attenzione alla natura, a sapere che c'è. Io non ho mai visto la pietà di Michelangelo, manco ci andrò, ma so che c'è mi rallegra. Ma non mi interessa andare a vedere, ma so che c'è, se un giorno dovessi avere la voglia di andare a vedere, so che è lì. Quindi questi bambini, io li ho visti prima, questi ragazzini qui non sanno la fortuna che hanno di stare qui, no? E quindi avere idee in modo che la gente rimanga sul posto perché senza lavoro non c'è zona desolata che possa resistere. Su da me vedo i ragazzi che vanno via e vorrebbero stare lì, ma fare che? A fare che? Chiudono tutto. Poi tra l'altro anche questi ipermercati super ormai la gente vive lì, la città fiera i, coi, i utlet, 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 però il negozino lì devi rispettarlo. Non c'è un, una strategia. La cavallera, la mitica cavallera, la salita dove passava il giro di piena di baretti, osterie, hanno fatto l'autostrada senza pensare che uccidevano tutta, tutto quel paese lì. C'è l'indifferenza. Mors tu vita mia, cioè fatti l'autostrada, ma sappi che lì sono morti tutti i negozi, bar, osterie, allora risarciscili almeno, fagli una possibilità, crea una possibilità che rivivano. Niente, perché? Perché non gliene frega niente a nessuno del nostro futuro. Uno è lì e dice finché dura mi becco il vitalizio, sto bene qui ma io non mi sento rappresentato da razzi. Io vado via dall'Italia. Oppure, non lo so, giovanardi che decido quanto devo vivere io. Ma scherziamo, cazzo. Accanimenti terapeutici, cose. Lui che... Tutti bravi e eh, tutti baciapile. Io sono nauseato. Scusatemi se ve lo dico. E quindi, come diceva Enrico, c'è un ritorno a una montagna povera di gente che cosa? Che ha bisogno. Quindi le nostre malghe lassù i nostri malgari non esistono più, c'è un boscaiolo che ha la Ferrari nella stalla, dove 50 anni fa suo nonno aveva le mucche, lui ha la Ferrari, perché è lo status symbol, portando giù 12 camion al giorno di legname invece che uno, perché quando uno piglia 5.000 euro al mese devono bastare, lo so che mi darete dello stalinista adesso, ma perché uno ha la Ferrari distruggendo boschi? E così con, 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 con tutto. Abbiamo creato una società in dove l'obiettivo primario è il denaro, che è una roba. Steiner, Rudolf Steiner, non so se qualche steineriano qui, nel 1923 disse: Verrà il demonio sulla terra non con la zampetta da capra e il forcone, ma in forma di denaro. E noi se non costruiamo una società, quei bambini che ho visto prima, indicare loro. Perché non si insegna puntando il dito, si insegna comportandoci. Allora il bambino che sente il papà che, che urla alla mamma «Stai zitta, tu sennò no, ti do un ceffone, tu non devi parlare!» Il bambino che ha 3-4 anni sa già. Allora crescerà convinto che alla mamma o alla futura moglie se non sta zitta le si debba tirare i ceffoni. Oppure quando un bambino sente il papà durante una parte di noi siamo, imprimiamo tracce sulla neve vergine dei bambini. Tracce fatali, se no, dobbiamo a volte abdicare ai nostri credi, ideologie, eh, convinzioni, fedi eh, in funzione di bene del bambino, perché sarà il futuro che deciderà anche per gli altri se magari farà politica. Allora, quando un bambino sente il papà che urla sporco negro a Balotelli durante una partita in tv, quel bambino crescerà convinto che i negri siano sporchi da insultare da picchiare. Quindi anche se il papà, quello di Giolia, che io rispetto e non condivido, è facile che crei un mostro che magari ammazza qualcuno. Quindi fare i genitori è una roba molto difficile. Fare i genitori bisogna abdicare a se stessi e indicare la via. Allora sì, che questo ragazzo, che non crescerà nel mito del denaro, farà un progetto buono, farà un progetto che gli dà da vivere, ma che rispetta gli altri, di conseguenza la natura, o viceversa, rispetta la natura, di conseguenza gli altri. È così che si costruisce. Invece, siamo imperniati. Ma guardate, guardate cosa succede. Allora, delle due, una, o la magistratura è deficiente perché non è in imbrocca uno. Oppure c'è qualcosa che. sono tutti sereni. Io sono diventato impotente, ma se dovessi fare un altro figlio, cosa impossibile, essendo impotente, lo chiamerei sereno. Sono tutti sereni, cazzo. È mai possibile che la magistratura sbagli sempre? Qui c'è già da inginarsi, da indignarsi. Tutti... Io ho la coscienza tranquilla, ma quale? Come Celio, che lo processarono l'ottavo processo di bracconaggio, mio maestro, anch'io ne ho avuti tre per barconaggio e due per ubriachezza molesta per cui la mia, il mio pedigree è impossibile fare politica però la sto facendo ecco secondo te di chi è la montagna aspetta che vi racconto un la, la montagna prima... di chi ci vive dentro e anche di chi viene da fuori per usarla di, a fin di riattivare le, ma, le maglie i vecchi lavori l'artigianato e guardate che, che, viene, che fanno questo ormai non sono più i nostri che ormai sono fatti furbi perché si piange però nessuno armiamoci e partiti. e questi rumeni questi anche indiani in Piancavallo ho visto indiani a far funzionare le Maimungono a mano perché magari non hanno i soldi per l'apparecchiatura quindi la montagna è di chi la ama e può essere anche venire dall'Afghanistan non è certo noi abbiamo l'anima qui le radici abbiamo delle affettività per quello che la TAF no, no, si arrabbiano perché c'è l'affetto, però la montagna è di tutti purché la facciano vivere. Io dico questo, poi l'aneddoto me l'ho dimenticato, non so quello... Beh, è, no, c'è processato, c'era questo giudice Claudicante con un bastone, ma mi ha puntato anche a me, eh. ti puntava il bastone questo giovinastro a me, aveva ragione, però non deve dirlo. Bisogna condannarlo questo giovinastro e mi ha puntato il bastone. Io sono condannabile perché non sono innocente quindi quando mi fermano pago già le multe senza neanche che mi chiedano a parte che non mi fermano più che non ho più la parte me l'hanno ritirata a vita me la ritiravano a morte era, era un, una nobiltà a vita ma che caso vivo poco io comunque io sono sempre in colpa cioè uno può anche non progettare tu ti mettiamo in galera tre giorni hai visto, hai letto Kafka no? Ma va, va, se mi mettono in galera tre giorni so che hanno ragione ma io sono un caso a parte ma questo giudice, dopo il settimo, ottavo processo, disse: Puntò il bastone a Bisogna farla finita con questo qua, metterlo in galera, perché all'estremità di questo bastone ci sta una canaglia. E Celio, a quale estremità? gli ha detto: L'hanno processato per oltraggio alla Corte. Va bene, viva. Passiamo ai libri. Io sono molto d'accordo sul fatto che servono idee, ma non è una cosa banale, è una cosa sostanziale. Secondo me l'Italia è in crisi perché mancano le idee, solo quello. Tutto il resto ce l'abbiamo, abbiamo il paese più bello del mondo, abbiamo la natura più bella, l'arte più bella, siamo tutt'altro che stupidi, non siamo assolutamente capaci di lavorare insieme, ma potremmo imparare, ci mancano le idee, ci mancano le idee e ci manca la forza di portarle a termine puntare a una cosa e farla, tutto lì, per il resto abbiamo tutto, io credo, anche in montagna. permetti, scusami, se no mi dimentico perché ho sottato quattro anni senza bere, ho perso la memoria completa, adesso qualche bicchiere mi... Guardate che abbiamo, abbiamo la patria, poi scusami Enrico, abbiamo la patria più bella del, la, Enrique Banks la chiamava la matria, la madre, anche perché sempre la, il padre, e padre, eh, 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 Luca ha scritto in nome della madre un libro bellissimo, no? in nome del padre, in nome della mamma, noi si potrebbe dal Piemonte, dall'ultimo paesino alla Sicilia, vivere di tre cose, ma neanche lavorare più di tre cose, i prodotti, basta venire qui, le bellezze naturali il turismo, e l'arte, la cultura, dovrebbero noi... Senza fare più niente, tutta l'Europa che invece titta, ci, ha, ci ha ridotto alla la patria negletta, la Cenerentola bistrattata e derisa, la Merkel che rideva. Ecco, noi si dovrebbe arrivare con quello che abbiamo, che venga tutta l'Europa a dire: per favore dateci un po' di olio, di no, una forma di fontina fuori ai coglioni. Cioè, obbligarli a venire qui, l'olio di oliva lo comprano in Afghanistan, cazzo, perché? Perché i produttori di olio di oliva, quelli che fanno due tre toliti, se li beccano vanno in galera. Lasciateli fare! Bah, sono diventato un dittatore ormai. Dimmi Enrico, passiamo ai libri, va là che è meglio. Eh no, è vero, eh. Costringere l'Europa a venire da noi e di per favore dateci delle vostre cose. Ci stanno scimmiottando e taroccando tutti i prodotti e nessuno li difende. Il, il, il grana padano, il grana reggiano, Reagan, Reagan, Reagan è morto, era Presidente degli Stati Uniti, dai. Silenziamo pigri, Oscar Wilde ha detto una cosa stratosferica, gli italiani sono un popolo molto intelligente, di conseguenza pigro. Andiamo ai libri, via. Ecco, le idee si, si trasmutano in libri o in altro, in film anche o in altre cose, quando diventano un racconto. Io sono stato dopo vent'anni a Trento e vado tutti gli anni quasi a Trento al festival perché fa parte del mio lavoro, però non ho mai più visto i film. Quest'anno sono andato lì, mi sono detto voglio vedere i film. Ormai per vedere i film basta avere uno schermo, continui come un pazzo, un overdose di film per dieci ore al giorno e in due giorni li vedi tutti, almeno i più belli. E ho scoperto che la qualità è altissima. Noi abbiamo una qualità ormai tecnologica altissima in tutto quando andavo da ragazzo a Trento cercando dei film che potevo farli io con la Super 8 e forse venivano meglio, erano imbarazzanti addirittura. Adesso la qualità, tutti hanno il drone, tutti hanno eh, una sceneggiatura discreta, tutti hanno tecnologia. Telecamera che funziona anche a 20 gradi sotto zero, due, tre telecamere, quella sul casco e via dicendo. Però manca la storia. Continuano a mancare le storie, continua a mancare il racconto. E secondo me questa è una delle poche medicine reali, vere, di questa società. Perché noi abbiamo veramente tanto. Soprattutto siamo bombardati di immagini, siamo bombardati di messaggi, siamo bombardati di informazioni, i giornali non sanno più cosa inventarsi perché arrivano sempre in ritardo. Tutti sappiamo già tutto quando succede in tempo reale, anche in montagna succede questo, c'è gente che parte in spedizione e ogni giorno ti dice cosa è capitato, ogni minuto tu sai cosa sta facendo, se ha provato a salire la parete, se fa, se fa bello, se fa brutto, se sta bene, se è depresso, tutto sappiamo. Per cui quello non è il racconto, quella è la diretta che è una patologia del racconto. Il racconto è un'altra cosa, il racconto vuol dire quello che fa Mauro, quello che provo a fare io, che cerchiamo di fare in tanti e la montagna ne ha molto bisogno, non perché la montagna sia diversa da altre cose, come dicevo, ma perché sulla montagna se ne fa poco di racconto. Quindi la gente della montagna ha degli stereotipi in testa solo. Tutti quei guai che citava lui vengono dal fatto che in Italia ancora oggi la gente pensa che la montagna sia o di fuori di testa che si buttano col parapendio, col paracadute o fanno sal tre salti mortali con gli sci. Oppure di vecchine con la gerla piena di fieno sulle spalle e non ci sono sono due cose che non esistono. Chi va in montagna sa benissimo che non c'è più la vecchina e non ci sono questi che saltano perché sono una tale minoranza, sono talmente risibili come. Non è quella la montagna, la montagna è tutta un'altra cosa, no? Il racconto può portare in profondità, secondo me, io per questo lo faccio e per questo credo lo faccia lui, così come le sue sculture. Eh? Ci sono tante forme di espressione, però il libro, il libro è più popolare, perché il libro va a tutti. Eh, lui vende appunto tanti libri e questo è un bene per le sue tasche, ma soprattutto perché i libri vanno in mano a tanta gente. La televisione anche potrebbe fare del racconto, perché avrebbe ancora più forza, ma ne fa pochissimo di racconto. La televisione passa stereotipi di solito, anche Mauro quando va in televisione diventa uno stereotipo, tutti diventano degli stereotipi. Ci provano almeno, vogliono, vogliono incasellarti in una loro eh, visione delle cose. No? Il racconto. no, perché il romanzo che scrive Mauro o che scrivo io è comunque una cosa che noi pensiamo, che scriviamo in solitudine, scrivere è una delle cose più solitarie del mondo. Sei tu davanti a un foglio di carta, non so, io scrivo davanti a uno schermo ma non cambia niente, tu scrivi ancora a mano. È perché non sono capace di usare l'Ippon quelle robe là, no? ma non mi interessa neanche, va bene, andiamo avanti. È uguale, sempre bianco è, lo schermo è bianco e tu scrivi A, B e, e sei sempre davanti a una roba bianca e sei tu che la devi riempire, il foglio stessa cosa. Per cui è una cosa che è un travaglio, è una cosa che nasce dal profondo. Poi uno può scrivere delle cose ruffiane, può scrivere delle cose stupide, può scrivere delle cose profonde. Il racconto esige la profondità, altrimenti non è un racconto, altrimenti è anche lui... Una cosa, una messa in scena, insomma. Allora, secondo me, dopo Trento, leggendo Mauro, leggendo altre, tante altre cose, e ripeto, non solo di montagna, ma la montagna ne ha più bisogno. Io credo che noi siamo in un momento storico in cui la storia, raccontare delle storie, come facevano una volta le nonne e i bambini prima di andare a dormire, è la, la medicina, è la chiave, perché è l'unico modo di entrare in profondità. E quindi. Eh, il racconto può avere mille dimensioni, può avere mille strutture, non è che c'è un racconto, ognuno scrive in modi diversi, tutti siamo diversi, tutti scriviamo diverso, tutti camminiamo diverso, tutti pensiamo diverso, ma è proprio quello il bello. E questo però ci porta dentro le cose. Allora io chiedo a Mauro, eh, da scrittore a scrittore, eh, come ti vengono le idee, come le porti avanti, cos'è per te scrivere un libro insomma? Grazie Enrico, belle, belle, queste cose mi piace perché mi, mi, invita, mi invita sul terreno che, che conosco, allora faccio alcune citazioni perché si scrive. Secondo me è anche, anche per salvare una memoria, imbalsamare una memoria che è quello che è stato. E, e, per, per, per cosa? È necessario? Ma come no? Quando chiesero a Borges è necessaria la poesia, ma è il band i denti, è necessario, gli rispose. E il profumo del caffè, e la malattia, e la morte, e l'universo, e noi siamo necessari. Cioè, se guardiamo cosa è necessario, cosa è necessario? Io non, ero necessario, io sono accaduto, mi hanno, mi hanno prodotto, mi hanno messo al mondo, ma senza l'amore ovviamente, ma siamo, eravamo tre fratelli accaduti, incidenti di percorso, e l'abbiamo pagata cara. Però quello che è successo nel, va testimoniato, quantomeno per... Esaudire quel sentimento naturalissimo che è la curiosità. Io vorrei sapere qui come si viveva 150 anni fa. Uno può anche dire: Ma cosa te ne frega, e eh, no che me ne frega? C'era il mercato, c'erano più mucche, più animali, più bestie, più, le, cioè, com, come faceva la gente? A sopra, come, come io ho guardato i tetti, come li copro perché sono un curioso naturale. Quindi imbalsamare. Imbalsamare la memoria per coloro che vengono dopo, dopo di noi. Il libro, un romanzo, è un pretesto, e, e qual, 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 quali sono i metodi per fermare la memoria? Beh, ce ne sono tantissimi. La fotografia, chi se non qualche sprovveduto fotografo ha immortalato la vecchia Longarone spazzata via dal Vaillant, da 2000 morti. Se non c'era qualche fotografo improvvisato, chi sapeva com'era. Nessuno. E quindi invece è un dovere sapere, sapere è un dovere più che una curiosità. E quindi la fotografia, la scultura, la pittura, la scultura, uno prende immortale nell'eternità della pietra il volto di ferro. questo era Ferruccio. Cioè, oppure il cinematografo, la musica, la scrittura, oppure anche la musica, una musica suscita delle, delle visioni. La musica perché la mettono nei film? Perché su, rafforza l'immagine. E quando la musica è da sola, te la dà l'immagine. C'è poco da fare. Immagini un, una tempesta, immagini una, una quiete, le stagioni di Vivaldi, la primavera, le, le vedi. Ecco la testimoniata. Comunque, 500 anni prima dell'avvento dell'era cristiana, ecco che ha detto prima eh, Enrico il racconto nella magna grecia non scrivevano nulla si parlavano ti raccontavano una storia lui l'andava a dire dopo tre giorni di là e ci aggiungeva qualcosa e diventava l'epica diventava la memoria pur con aggiunte finché volete quindi la letteratura col pretesto di raccontare una storia inventata tra l'altro non c'è nulla di inventato è già accaduto ci sono fatti particolari che non sono quelli, ma nella complessità della vita umana c'è il dolore, la morte, la paura, la passione, c'è l'odio, la vendetta, c è, c è sono questi gli idei. Macedonio, quando lo accusarono di, di un piccolo plagio, dice cosa volete? Tutto è un continuo ripetersi, perciò non è il secondo autore che si macchia di plagio, bensì il primo, grandioso, è venuto tutto, questi pittori, scultori... Perché noi dispre... è partito tutto dall'arte negra. Pensate a Picasso, il grido di Munch: aveva visto una mummia in un museo tale e quale. Diciamoci le robe. Quindi, col pretesto, ripeto, scusatemi: di raccontare una storia, si fermano in quella storia, in quel racconto, usi, costumi, tradizioni, la cultura, l'epopea. Di... Io ho fatto un libraccio. Nel canto delle manere, è un fratello, la storia è un fratello di mio nonno poi gli ho fatto conoscere Hoffman, Stahl, figuriamoci però la fantasia del ma in quel libro lì non ho fatto altro che salvare imbalsamare la memoria dei vecchi boscaioli fino agli anni 50 col pretesto di un racconto di un'avventura di un uomo ti spiego come molavano giù i carichi, le teleferiche, i canaloni ghiacciati, i boldi, il taglio in calo di luna, in crescita di luna. Ecco, ecco la cultura salvata. E ho dovuto anche documentarmi che alcune cose non le sapevo essendo nato dopo. Ma lo trovate dove? Nella memoria dei vecchi che me l'hanno raccontate. Quindi... La, 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 un romanzo, un, un libro, infatti, Bro, eh, Broschi lo diceva: questo premio Nobel che, che parlava dei Poli diceva, Non si scrive per la caducità della propria carne, ma per salvare qualcosa della propria civiltà personale e di quella degli altri. E ma, eh, cosa Macedonio disse, Non si, si scrive per lottare contro l'oblio. Io lo chiamo la dimenticanza, l'indifferenza che annienta soprattutto gli ultimi. Cancellandoli dalla faccia del mondo. Quante persone qui di valore, boscaioli, cercatori di cristalli, se ce ne sono, se no andiamo in Monte Bianco. Avevano un'anima potente, erano di una semplicità e di un candore e di una forza, anche poetica. Dove sono finiti? Scomparsi. E quindi è dovere salvare queste memorie. Ecco perché si scrive anche. Poi il Cekov diceva: Si scrive perché abbiamo sbattuto il naso e ce lo siamo fracassato. Antonin Artaud, che è morto in manicomio, poeta, drammaturgo, prosatore cioè eccezionale. Antonin Artaud morì in manicomio, come Robert Walser in Svizzera, morì nel manicomio di Risai. lì mettevano, Old Ring. Ma. Ah, Disse: Nessuno ha mai scritto, disse Antonino Rattore, nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, fatto musica o qualsiasi cosa se non per uscire di fatto dall'inferno. Ora, io, parlando un giorno con Claudio Magris, mi liquidò. Ma io non ho nessun inferno. Scrivo. Tutti abbiamo un inferno, magari piccolo, con un fuocherello, paure, ansia, paura della morte, delle malattie per i nostri figli, l'ansia l'insicurezza ma siamo delle povere cose diceva Goffredo Parise. ecco per sé chi scrive poi c'è anche il lato vanitoso eh? perché Sandor Marai che la sapeva lunga e si buttò a 87 anni dalla finestra in ospedale temeva la vecchiaia però si lasciò arrivare a 87 anni aveva un revolver sotto il cuscino era andato alla scuola di tiro in un poligono ma non ti... cioè capite no? il paradosso la vecchiaia non la sopporta e neanch'io a 97 a 87 però disse, quando gli chiese cos'è la letteratura, perché qui bisogna fare anche il discorso, ieri e l'altro ieri al Salone delle Vanità, non c'era mica, ma, ma cosa vado a fare io al Salone dei Libri? se non per fare il pavone? Mica ho bisogno di andare lì per vendere un libro, me lo comprate anche voi, me lo comp però lì ci si fa vedere e forse può essere anche una fragilità, però quando travalica diventa spocchia, no, lì c'erano... C'era detto, va bene, torniamo a, a Sandor Marai, poi torniamo al Salone delle Vanità. Mamma mia, blindati. Io sto anche con, soprattutto con la gente, mi bevo un bicchiere, perché non mi piglio troppo sul serio. Ma Marai, di cos'è la letteratura? 80% vanità, il 20% come qualcuno che ti suggerisce. Grandiosa affermazione. Io scrivo per me stesso, ma allora non pubblicare. Butta nella stufa il vecchio Kafka, vecchio, molto giovane, che dice che qui bisogna to to tornare sul tema della fedeltà. La fedeltà fa danni a volte. Il, vecchio Ka il giovane Kafka, in punto di morte, disse al suo amico Max Brod, come io che dica a Ferruccio, mio fratello, mi raccomando, brucia tutta la mia opera, ma bruciatela tu se non vuoi che esca. Pigli la macchinetta, l'accendino, il fiammifero e bruci tutto, no? Voleva essere prubicato. Ma Filippo vole... Roth, non Josef Roth, che colossale Josef Roth, morto a Parigi alcolizzato a 46 anni e chiese la sua penna stilografica. Vedeva scarafaggi, quelli li ho visti anch'io. Eh. Eh, capite? È una bugia e, e, e Max Brod, che non fu fedele all'amico Kafka, non bruciò nulla e se noi possiamo. Leggere oggi Kafka è per merito di un'infedeltà, un quindi l'infedeltà fa miracoli. <ride> Questa è letteraria, diciamo. Cioè, capite che, ehm, no, ma posso dire anche l'altra. Però ecco, ecco, eh, 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 oppure Filippo Roth, Poi torniamo a questo: documentare anche stasera abbiamo documentato. Perché qualcuno qui dirà al nipotino c'era un. Un mezzo pagliaccio lì, un parpone, che ha detto una cosa così: il nipotino, magari, quando è grande, che aveva 20-25 anni, dice, Ma mio nonno mi racconta una roba che aveva detto un ciarlatano sulla piazza. Aspetta, che forse è buona. Ecco, ci si aiuta a vicenda, no? Ma Filippo Roth, che peraltro lo meriterebbe il Nobel, Filippo eh? Roth, però c'è questa, questa. Allora, se siamo 7 miliardi e altri miliardi di miliardi di miliardi sono morti, qualcuno avrà fatto l'amore o no? No, ci dice Joseph Roth Philip Roth, come farlo. Ma Sacramento, fatemelo fare come posso. E quindi lui annuncia al mondo che non scrive più. E pensava ci fossero almeno 7-8 mila suicidi, non si è graffiato nessuno. Perché nessuno gli frega un cazzo che Filippo Roth non scriva più. Cioè, questo prendersi su di io vi tolgo i miei libri, vi punirò. Ma oh! La gente si beve il cappuccino la mattina un bicchiere, non sa neanche che esiste. Comunque ragionando da uomo leale, il Nobel se lo meriterebbe. Ma poi questi premi no? decisi a chi. Quindi documentare, quindi ognuno di voi dovrebbe, se ha passione e voglia, documentare un diario. Oggi è successo questo. Pensate a trovare un libretto di vostra nonna. se perché era difficile che scrivessero, i miei nonni erano tutti analfabeti, poveracci, anche, anche mio padre lo era, ma non che non sapesse leggere o scrivere, non sapeva pensare, è un alfabetismo peggiore. E quindi, però un diario, pensate a trovare un libretto di, di vostra mamma, che, che, che dice queste cose, manifesta il suo dolore, la sua insicurezza un giorno, oggi sono stata male, sono emozioni, perché se non viviamo di emozioni è finita, è finita, e pare che siano messe da parte oggi le emozioni. Quindi ecco, il racconto, come dice Enrico, come documentazione, come storia, come intrattenimento, che però tra le righe, diceva Mozart, la musica è tra le note, paradossale, pure così, tra le righe... Un messaggio, non un consiglio, ma un catturare l'attenzione e dire, ah, qui tiravano giù i tronchi così, pensa però, poveracci che fatiche, capite? Come hanno fatto le piramidi? Come hanno fatto a quei pietroni grandi come case? È un mistero perché ancora non è stato segnalato. Io capisco, vorrei capire, insomma, andiamo avanti, che ti, mi sono asciugato il palato qua. Bene. Qual è il libro a cui sei più affezionato? Dei tuoi, eh? Ma Borges disse mentendo, perché la menzò, io vedo me stesso, disse Borges, forse era meglio che mi fossi limitato a leggere. E mentiva, perché io ho scritto un, un, un piccolo saggio per il Corriere della Sera che ancora non gli ho dato perché non mi va di dire scrivo per il Corriere della Sera, sono rimasto ancora. Le contraddizioni di Borges. Non rileggo le mie cose, i miei, i miei scritti per paura di essere talmente deluso, Borg, da non scrivere più. 400 pagine più in là, nei discorsi, nei dialoghi con Osvaldo Ferrari o Osvaldo Sorrentino, dice: Un libro lo si stampa solo per non passare tutta la vita a correggerlo. Ed era Borghe, io perché sono, sono cattivo e cerco il male. In quelli che hanno nei grandi. Lo cercassi in me e per dappertutto, ho detto prima, sono condannabile, se mi me si mettono dentro hanno ragione. Quindi più confessionale di così. E allora adesso ti rispondo, ho scritto quasi 28 libri, adesso esce uno su, su, proprio su, sull'arricchimento di un personaggio a spese della natura. E perché? Si arricchisce demolendo le montagne, i pascoli, i boschi. Perché hai permessi? Dati da chi? Dalla politica, collusa con tutto. Per fare cosa? Per fare schei. Quindi, uno dei miei libri che. che potrebbe essere La storia del mio paese, I fantasmi di pietra, ma anche. anche ce n'è uno molto intimo. Che ho confessato un amore clandestino. Che... <ride> Chi non li ha, dai su. Perché qui bisogna dire le robe. Dopo 40 anni di matrimonio, mia moglie mi sembra un uomo. Cosa devo fare io? Rimanere castrato a vita, quel che mi resta. Siamo leali. Li ho dato tutti, i soldi dei, dei miei libri, ho venduto quasi, mi dicono, 5 milioni di copie. Che è un bel vanto. Gli ho dato ai figli e alla moglie, perché insomma l'ho Fatta dannare e allora almeno non è un risarcimento, non sarà mai un risarcimento con tutte le cose che ho fatto, però almeno una sicurezza economica. Ma io mi chiedo perché qui bisogna venire sodo, poi parliamo del libro che può essere il peso della, no, il farfalla come si chiama lì, quell'autobiografico lì. Come un sasso nella corrente, a furia che girare nel, nel, nel dolore, le cose sono stato levigato, ho no? più spigoli vivi, però. Anche un ciotolo levigato se lo tiro in testa ti fa male. Non squarta ma batte. E quindi anche lì, no? Ho 66 anni ormai, con un po' di chimica tiro avanti, però eh, diciamocelo chiaro. L'amore è una cosa e poi c'è, diciamo, eh, non voglio usare una parola cruda c'è l'attrazione fisica. Guarda che io stavo come stasera sono mai stato educato io così. L'attrazione fisica. Ecco, allora dopo 40 anni mia moglie mi sembra un uomo, il che non è male. Ecco. Ed è ancora, dicono che è ancora caro, però a meno le voglio bene, guarda, se va sotto un camion piangerò. Ma avrò diritto, allora se con lei due carriole di Viagra non funzionano, cosa faccio? Mi fermo lì, va bene, la fedeltà fermati lì. Ah mi fermo lì. Ernesto Sabato scrisse: La vita si scrive in brutta copia e non c'è tempo di correggerla e ricopiarla in bella. Quindi, se io avessi un'altra, dico: Vabbè, adesso sto fedele, francese, però la prossima, ma siccome ne ho una solo e non c'è una seconda edizione della mia vita, non di andare a cercare a pagamento, ma se mi capita, cosa devo fare? Voglio vedervi chi scaglia la prima pietra. Capite? Ci si può innamorare a 66 anni, certo. E tutti quelli che, che mi hanno detto ti amo, mi hanno reso una vita un lavoro ausura, usurante, non ditemelo più, basta. Preferisco amare che essere amato. Comunque siamo andati fuori. Vorrei dirvi un libro che sono, beh no, gli, 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 gli uomini freddi e la storia dei miei paesani, non si sono nemmeno accorti di questo popolo tenace, cresciuto nelle intemperie del, del, del clima e della vita. Eppure, se erano fatti, questo è un libro che a me è molto, molto caro, questo libro, perché dimostra che quando non c'è altro devi farti piacere la sfiga. Paradossale. Quando io dissi a Ceglio che aveva rotto una gamba inseguendo un camoscio, E gli ma che, perché mi portava a caccia, ero ragazzino e, e imparavo e mi piaceva sto uomo che non andava, faceva ghirigori, non parlava di cicogne che portano i bambini, ho imparato da lui e purtroppo ho imparato anche male. E gli dicevo, ma che, che peccato Ceglio, come facciamo adesso? Devi stare, a me. ho rotto la gamba, okay. taci che potevo essermele rotte tutte e due. E dopo tre quarti d'ora che beveva vino mi disse, d'improvviso e poi anche un braccio: che cosa? Potevo essermi rotto un braccio. Dopo un'ora che si beveva, capite? Era come Dante, lui era come Dante, usciva anche dopo tre giorni a chiudere un discorso. Lei Dovevi stare attento a ricordarlo. Quando Dante passò in una campagna nel Fiorentino e disse a un contadino, e i contadini sono, che cos'è la, la roba più buona del mondo? E lui disse, l'ovo cotto. Dopo un anno ripassò Dante e c'era lo stesso contadino, con che cosa? E il contadino gli disse, col sale. Quindi, vabbè, ah ah diciamo, aspetta, buttami fuori un po' di vino, ah, ferruccio. Diciamo che allora direi gli uomini freddi, ma anche la storia di Neve, non saprei la storia di Neve, l'ombra del pastore, storia di Neve. È un prodotto allucinato di 11 mesi di sbronze notturne. Perché io sono stato un alcolista e ora sono alcolista neanche più anonimo. Ma lì ho avuto un problema grosso con l'alcol. E è nato questo, questa follia. Leggete la storia di Neva, insopportabile. Pantegane, scarafaglia, Io vedevo quelle robe e lì le scrivevo. E nessuno ci crede che l'ho scritto in 11 mesi perché. Un quaderno ogni 20 giorni, 20 notti. Io ho passato un brutto periodo. Il problema dell'alcol non, non, non è semplice. Io ho fatto 4 anni di astinenza, però ero malinconico. Adesso vedi, uno, due bicchieri, non di più. Anche tre, dai, facciamo tre. Quindi mi mette in difficoltà Camanni, no, 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 risposto, a dirmi: no, ma se dovessi sceglierne uno, sotto pena di morte prenderei i fantasmi di pietra. Ecco. Okay. Bene. Eh, che diciamo adesso? Via. Si può dare la parola a loro in qualche misura, o, o è un problema enorme? No, oh, no, assolutamente. Anzi, li mi sa che qualcuno però venga qui o gli portiamo il microfono. Te lo do. Ahem. Perdonatemi, eh, mi sono lasciato un po' trasportare Alzate da le mani. Alzate le mani. E avranno da dire sulla fedeltà della, de, dello, della donna uomo queste robe qui spero sì <ride> Eh, vai birbanti. Ha detto quando studiavo coi preti a Don Bosco, con i Salesiani, è peccato anche solo lo sguardo, no? Lì, ma io scopro che da 66 anni guardo il culo alle donne. Il mio, la, mia, la mia attenzione è sempre di riva in giù, no? Ma veramente è la roba. La roba è una patologia, una patologia la mia. Eh, voi mi darete il maschilite, è così, devo a raccontarvi, bugie. E così si vivacchia, si tira avanti, cercando di fare il meno male possibile, meno ferite, ma ne ho anche ricevute, ma questo non giustifica dare ferite, ma è così, perché sono tutti bravi, tutti a posto. Allora, quella lì che ha scritto le 50 sfumature di grigio, di giallo, di verde. Nessuna donna lo ha letto, e ha venduto 250 milioni di copie. Però nessuno l'ha letto, benissimo. Neanche voi. Le, non leggete i miei libri, comprateli soltanto. Però è mai possibile. Allora è tutti i, i soloni della critica, quelli con la puzza sotto il naso, quelli che sanno cos'è la letteratura, cos'è un libro bello, cos'è un libro. Io, qui, vorrei parlarvi de, dei convenitori, quelli che convengono che una roba è bella, una roba è brutta, una roba è buona. Dicevo, eh, letteratura non è letteratura, è spazzatura, le 50 sfumature, no? E lei ha detto, io sono d'accordo con questi critici lettera che sono persone inutili, come quello che si guadagna il pane guardando la tv, guarda solo in Italia. Eh. E, e, e inviterò questi critici lettera nelle mie ville, non nella mia villa. Nelle mie ville, perché 250 milioni di copie, sono milioni e milioni di euro che sono andati all'autrice. Allora io mi chiedo, mi sono rotto anche le palle di cuculi e nevicate e boschi e lune di traverso e l'una. Allora, beh, insomma, allora ho fatto due librini che però prima di pubblicare devo trovarmi una casetta da stepparti o nascosto. Uno si intitola, ma non sono mica palle. Eh. E ti posso mandare le fotocopie del co. uno si intitola Tre pennellate al posto giusto. Primo. Il secondo è molto più diciamo, sul tramonto malinconico del maschio. È eh, l'eros venerando. Parentesi. Cinque buoni motivi per frequentare donne anziane. Chiusa la parentesi. Allora vedrete che vendo finalmente. E credo che questo sia il libro che ricorderò con più piacere. Eh, così si può, Bisogna fare anche ridere, se no. no? Ma tre pennellate, formidabili. Bu Buonasera. Sono qua di fronte a te. Dimmi, allora io ho letto qualcuno dei tuoi libri e riconosco tantissimo delle storie che mi vengono raccontate da mia mamma che è qua, che anche se si fa, e degli anziani di mia nonna e di, di gente del paese. E volevo chiederti, non hai mai pensato di pubblicare, cioè di andare proprio a chiedere queste storie e di fare un, dei libri di, di racconti proprio del, uh, se ne hai fatti o se ne vuoi fare? Guarda, ti devo ringraziare di questa domanda, di questa... Diciamo questo appunto, Tutto quello che ho scritto, quasi tutto, ha un precedente nella voce. Lo sentite. Non si fa altro che riportare, io sono anche, d'altronde Enrico lo sa, se uno scrittore vive di rapina, di cose sentite. E poi le elabora, le migliora, le ingigantisce, le riduce a seconda della sua fantasia, diceva Mac vecchio, boy, vecchio, non era vecchio, ma dico vecchio in tono, affettuoso, Pessoa: la verità. La verità è nemica della letteratura. Canetti diceva: uno scrittore deve scrollarsi di dosso la verità come un cane si scrolla l'acqua dal pelo, cioè parti da una base di verità. Per esempio. Le, 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 L'ombra del bastone è una storia che mi raccontava mio nonno, un pastore è stato buttato in una foiba perché lì non era occhio per occhio, era occhio per due occhi. Non occhio per occhio, due occhi, che è uno. E quindi questo pastore trovarono il bastone a un 140 km sulle rive del fiume Tagliamento. Raccontandomi questa storia mio nonno che probabilmente l'aveva buttato giù lui. Perché siamo una famiglia di assassini, solo che non siamo ancora condannati. Trovarono il bastone col nome e cognome del pastore, perché i pastori in Italia hanno. E quindi lo buttarono nella foiba del cornetto che è il monte di fronte a casa mia, che io l'ho trovata la foiba, anzi andrebbe recintata con qualcosa, perché se scivoli dentro lì. E quindi hanno buttato anche gente. Ecco che da lì è scaturita la fantasia che poi immagino uno che mi porta un manoscritto. E la gente è anche ingenua a volte, mi chiedono ma che manoscritto che ti ha portato, ce l'hai ancora? Ma dai, anche, anche Manzoni immaginò un manoscritto, e lo stesso nome della rosa immaginato un manoscritto. Cioè sono scamotaggi, diciamo sistemi per inventare una storia. Poi lui ci ha messo di tutto e quando scrivevo che i due avevano la latteria mi è venuto in mente... Che lei ci ha messo dentro il bambino nella forma di formaggio perché aveva abortito, robe mostruose. Ma io sono mostruoso, è la parte oscura di ognuno di noi. Non è che siamo perfettini, ci conteniamo, ma quanti lati oscuri abbiamo dentro di noi che non osiamo neanche rivelare a noi stessi perché ci fanno paura, io sono anche quello, quello che ha scritto Neve. Sono, potrebbe, potrebbe, se io ho pensato a quelle cose nell'inconscio allucinato, le potrei fare. E quindi sono pericoloso davvero. Ma per come mi, mi tengo. Ecco, ecco cos'è la scrittura anche: elaborare, inventare, aggiungere, togliere. E, poi Enrico lo sa bene: no? parti da un fatto vero e poi immagini la vita. Immagine avete i documenti un po', ma non, 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 non è necessario documentarsi tanto, ci si, ci, ci, ci si inventa. E io ho vissuto molto di queste fantasie. Però, per rispondere al ragazzo, la base di tutto è stato aver sentito qualcosa. E quindi, le storie delle, fra, delle, delle tre sorelle. Le mateacione, e sono esistite. Ovviamente ho dovuto depistare perché la gente non vede l'ora di beccarti in fallo, però ti chiedono i danni morali, no? Che se, se si guardano allo specchio, le persone, alcune persone dovrebbero chiedere a se stessi i danni morali. Io, cazzo, mi chiedo danni morali adesso, no? Oppure, capite? E anche noi dovremmo, Quando vi siete accorti che ci svegliamo la mattina e ci hanno resi individui impauriti? Noi ci svegliamo prima del caffè, facciamo la paura, facciamo i conti con la paura, le banche, Equitalia, eh, le pensioni, la crisi di lavoro, eh, eh, la legge Fornero, cioè ci hanno resi impauriti. Allora noi tutti assieme si dovrebbe far causa allo Stato per depressione. Ci hanno impauriti e che siamo un popolo civile stiamo zitti, a uno ha paura. Uno lavora 40 anni, poi si, deve, si scopre, scopre che deve andare in pensione fra altri 7. O oh, la pensione è a 70 quanti? Ma un uomo è morto. Ah, ma sentivo un idiota che diceva, ma siccome si è prolungata la vita, probabilmente merito di Berlusconi, che si arriverà a 120 anni. Lui credo che li abbia già, ma non li dimostra. Comunque, questo politico diceva, sa, la vita si è prolungata, un uomo a 70 anni è ancora... È anco, è ancora e ancora in forma, oh, ma sono cose mostruose a 70 anni. Io questo qua lo picchierei, condannatemi pure a denunciare per apologia di reato, ma a 70, e con la spocchia, a 70 anni uno ancora. A 70 anni uno, a 60 anni, io se fossi in politico, la darei dai 18 ai 60 anni la pensione, dopo non serve più. Dai 18 ai 60 anni mi votano subito. Ah a parte le battute, insomma ci stiamo divertendo. Eh, buonasera a tutti. Io volevo chiedere tre cose se possibile, sono un po' troppe, ma la prima è che vino stai bevendo. Dopo ti rispondo come mio papà. Ma dopo beh, beh, una, tienemela da memoria. No, e eh. la seconda, visto che un bicchiere vuoto magari un goccio. Mi piacerebbe averlo. Ma volentierissimo, vieni okay. qui. Vieni qui, con, vieni qui con gli operai. Oh, è così che mi piace, dai. Dagli un bicchiere qui. Perché sono tutti a Ciao a tutti. Guardate che essere a stemi è un, un vantaggio sleale. È una sfiga. <ride> vieni qua con noi. No. Sì. Trovali una panca qui allora. Grazie. qua. E, e la terza è se tuo papà era passato di qua perché abbiamo uno che ti ha L'ho detto prima, allora, <ride> mettiti lì con noi. Allora, il no. vino è Rouge de, Tonon, de, Tonin, de Tonin, dicono un vino rarissimo a, a, a concessione limitata, ma come si fa? Ma allora mio padre, quando si è diventato Mauro Corona, un pagliaccio, però ci ho navigato, dai ciò, ciò, ciò. Ho fatto il Mauro Corona, ma adesso non sopporto più neanche sentire il mio nome. Questo Mauro Corona mi, mi dà fastidio il mio nome. Ma essendo diventato Mauro Corona, mi portano. L'unico vantaggio della notorietà è che ti portano vino buono e basta. Mi, da, mi regalano bottiglie che eh, ai tempi della miseria me le strasognavo avere quel vino. Prendo una bottiglia quando mio padre è ancora vivo, qualche anno fa, è morto a 87 anni, e anche mia mamma, e nel sonno. Dio li ha graziati, perché mio padre doveva tribolare un pochino. Guarda che ci legava al palo, 7-8 ore, olio di ricino e sfrustate. Cioè, insomma, a ah, questo si va nel privato, però non ve lo racconto. Andai giù con una bottiglia, perché quando andavo a trovarlo, che è morto qualche anno fa, guardava che cosa avevo in mano, se non avevo la bottiglia neanche mi apriva la porta. C'è Astovi, Nia, allora torna a Sciasa. Cos'hai in mano? Niente, allora torna a casa. Andai giù con una bottiglia. Questo è questo Rouge Tonin, è rarissimo, mi dicono. Eh, però è rarissimo. Allora, visto che è raro, datelo a me che lo conservo. Lo metto via. Mio padre era, era contro l'invecchiamento del vino, ad esempio. Invecchia ma quando sono morto io, se lo bevono gli altri: no, no, dammelo, non farlo invecchiare. Era, era, era un criminale. Vado giù con sta bottiglia. E gli dico, dai pa, che se peon un gote di vino buono, dai pa, che se peon un gote di vinbo, ci beviamo un bicchiere di vino buono, ma guarda, aveva gli occhi, non li guardavi mica gli occhi, eh? erano pallottole, veramente... E lui mi, ascolta Mauro, mi ha detto, beviamolo, ma l'ha detto in Artano, ma ricordati, beviamolo, mi ha detto, se è buono, ma ricordati che io non ho mai bevuto vino cattivo, né ho mai visto una donna brutta. Queste qui sono filosofie fantastiche. Ah. Poi, come mi hai detto tu, cos'era la seconda? La seconda Hai bicchiere bar, vino, è Il terzo se ter Io ho trovato un amico qui che è in prima fila. Che è, 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 mio eh, gemello, è mio gemello. lo Applaudiamo, dai Moro, vieni. Allora, su, dai Moro. allora, allora può darsi perché... I miei, i, 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 tanti Ertani lavoravano nella Val d'Aosta, lavoravano nelle cave di pietra della Perona. C'era Perona, Perona, vieni qua. Mettiti lì sulla panca. Anche te. Siamo non, il Maurizio Costanza. ma sarei fiero avere tu dico, un. Tutti guarda. No, capisci? C'erano gli artani, hanno lavorato anni. Mio amico Peppino De Bra lavorava qui nelle cave di marmo verde e la ditta era Perona. Non so se ve la ricordate alcuni di voi più anziani. E quindi può anche darsi, ma non è mica un delitto. Eh. Anzi, sarei fiero, insomma, la vita accade, non è che la programmi, la vita accade. E quindi ecco, ti ho risposto alle tre domande. Bravi qua, sì. vedete, vedete come si fa cabaretto. Quando lo vedi ti ricordi un po'. Ma mi, mi, mi provo affetto per uno così. No, però, no. però mi fa un po' di inquietudine perché deve essere uno pericoloso se beve. Perché il vino va masticato. Ceglio mi diceva, mi beveva be, a, a, a bere troppo in fretta. Stacetin! sta fermo, mi dice. Il vino va masticato. Cioè vuol dire bevuto piano, no? come fosse solido. Poi ho imparato pian pianino. Bene, io cosa facciamo adesso? Viva, cento anni e poi una colica. Fulminante. Beh, dai, fate come volete, insomma. Io credo che. Qualcun si... altro? Ma mi che un po' No, selva... selvatichezza va messa in opera quando serve, non deve essere una naturalità. La vita è una recita, e quando serve essere selvatiche, si fa finta di essere selvatici. Dimmi. Eccomi qua. Eh, tra tutte le foto che passavano sullo schermo, una che mi ha colpito è quella dell'anno scolastico 57-58. Oh, wow. Non l'ho mica vista lì, ah, c'ero lì. Allora, tutti ti conosciamo come scrittore, come scultore, come scalatore, ma la domanda è: come se la cavava ora a scuola? Eh, oh, beh, no. Allora, sì, insomma, noi eravamo bambini poveri, quindi ci davano anche un po' di assistenza perché mia mamma era scappata. Io avevo sei anni, mio fratello cinque, che poi uccisero in Germania in una piscina e l'altro fratello vivente aveva sei mesi. E quindi noi fummo abbandonati e questa donna per non essere uccisa, perché mio padre la mandò tre volte in coma a legnate tre, e non l'ha mai denunciato perché era ero mi ho preso molto la mia mamma io. La tenacia, la, la resistenza, al dolore, la, 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 il raccogliere in se stessi e ricevere legnate come un riccio, ecco io devo molto a mia mamma, anche a scalare, e quindi eravamo, avevamo attraversato tutti gli stadi della povertà, la miseria e l'indigenza, poi ci hanno cresciuto le famiglie del paese, ma io mi vanto mia, nel mio passo, mi viene quasi da piangere ora, perché ero un ragazzino appassionato di lettura, di cose. avevamo un maestro molto severo di Erto, che si chiamava Osvaldo Martinelli, che però aveva era stato in gioventù anche Rasse, come si chiama lì aveva, aveva molte reminiscenze del ventennio e quindi era severissimo le mani lì e bacchettate però aveva capito che mi piaceva leggere mi piaceva intagliare gli alberi i, ba i bastoni di legno era un ragazzino molto timido molto impaurito e ho pagato con l'alcolismo le mie paure, la timidezza però ne sono uscito non indenne. Ora ho passato quasi il limite e sono andato al di là, ho reagito contro. Però ero un ragazzo e non ho trovato mai nessuno che avesse capito le mie tendenze. Volevo fare la scuola d'arte di Ortisei in Val Gardena, volevo fare ma guai manifestarlo. E quindi sono stato poi imprigionato quattro anni nei Salesiani che mi hanno anche aiutato i preti del Don Bosco perché dopo il Vaillant avevo 13 anni ci, ci rastrellarono e finimmo in questo collegio che era un collegio per ricchi i salesiani di Pordenone però ospitarono questi, questi poveri eh, superstiti ma ci chiamavano i pecorai e quindi ho avuto sempre questa memoria tragica e dolorosa dei sacerdoti che ci chiamavano i pecorai. Però mi, disse, mi dicevano: Quest'anno tu devi leggere questi libri, e questo sono grato a loro: il Don Chisciotte, me l'ho fatto in collegio, La leggevo anche a casa perché mia mamma, prima di sparire, mi aveva lasciato dei libri perché ho ricevuto tre regali dalla vita genetica e biologica dei miei genitori. Mia mamma leggeva tantissimo, Il suo nonno era segretario comunale, laureato, mio papà era analfabeta, ma nel cervello, non nella lettura. E quando ci abbandonò, aveva lasciato una montagnola lì in una stanza. Ce l'ho ancora. Io ho letto Guerra e Pace, l'idiota, i miserabili. Mi ricordo un libro, Il Capitano dei Penitenti Neri. Non so neanche. E quindi leggevo, 7, 8, 10 anni, 11, queste robe qui, i miserabili. Non ci capivo nulla, ma ho sentito un aiuto, compagnia. Ecco perché dico alle mamme, fate leggere i bambini, leggete, leggeteli le fiabe, quando hanno 3-4 anni, create lettori, non per arricchire le case editrici, ma perché salva la vita, legge. A me mi ha protetto, medicina, garza, assieme alla montagna. Mi ha tenuto dentro, mi contenuto, se no sarei morto esploso. Da mio nonno ho ricevuto la manualità, era artigiano, scultore, sapeva fare tutto. Taglia il legno il 3 marzo, non brucia, perché in Austria dove lui era stato col fratello morto, perché c'è un giro di linfe che se lo taglia il primo marzo fino al 3 non brucia e fanno le canne fumarie in Austria, le pale dei fornai, non brucia, lo buttate nella stufa la mattina ancora lì, solo appena ha un po' annerito. Mio nonno, e da mio padre ho ricevuto il dono del, delle montagne, la caccia, le notti all'aperto, le Quindi io non posso dire, poi ho ricevuto un regalo da mio padre, immenso. Si è fatto odiare, e quando è morto non ho provato dolore. E lui me lo diceva: Voglio farmi odiare, che noto ti tribolei come meur. Mostruosa. Anche mia mamma poi tornò. Ma io avevo già 14 anni. Quando tornò, queste sono le piccole vite che, che sono che decidono il futuro di una persona: o la galera o il salvamento. Ma è morto pochi anni fa. Poteva morire prima, che c'entra? No, sì, a 87 anni è morto nel sonno. Siamo andati giù da mio fratello alle 7 di mattina. Vabbè, perché queste sono cose private, ma non sono private sono di tutti e la vita e tenerci dentro questa stitichezza del non dire non fa bene a nessuno bisogna dirle le cose e, co e aiutarci io ho saputo da un, per via traversa che un mio amico coetaneo che è mancato, vorrà, cioè il Carle, il, terzo, il secondo Carle che aveva un figlio che si drogava non me l'ha mai detto l'avrei potuto aiutare non il figlio, ma lui vieni qua che beviamo un bicchiere sediamoci qui l'ultima volta Quindi, quando siamo andati giù quella mattina, mio padre è perfetto, abbiamo bevuto un litro, io, mio fratello e lui. Poi ha detto, ah, è troppo presto, Pensavo alle sette di mattina già avevamo fatto fuori un litro, eh beh, gentaglia. Eh. Torno su a dormire un po', allora io sono andato via, poi mi chiama mio fratello, guarda che è morto, ma è morto? Era lì mezz'ora, l'ha trovato morto nel sonno, e mia mamma anche. Si sono addormentati, è eh, meglio così, poveracci, ma io, io sono... In, capite eh, il mio non dico astio, non, non, ma, però, non c'è mai stato un dialogo tra noi e non è più recuperabile perché quando io dico parliamone, papà perché beh, aveva sempre ragione. Non voglio dire niente, mia mamma lo stesso. Non ho mai capito perché io ho saputo che si era allontanata. Con lui, ma poteva dirmi, no? raccontarci le cose mie, sono morti nel silenzio, nell'omertà più totale. E io non credo in un paradiso dove andrò a interrogarli. Ho perso la vita. Tiro avanti. Però ci sono delle domande senza risposta. E eravamo lì a portata di mano quello che dice i giovani, quello che diceva Broschi, cari giovani, non infierite contro i genitori perché con ogni probabilità moriranno prima di voi, diceva Broschi ai giovani. E quindi se non infierirete contro i genitori, se non la causa del vostro dolore almeno vi risparmierete un senso di colpa. Io invece i senso di colpa li ho. Viva! Io tornerei all'allegria però. Ci sono ancora domande? Devo essere caduto ieri da una. Ma adesso su un carro con una balla di fieno. Ho un po' la schiena massacrata. Oppure sul treno. Ah, che bella banda qui! Eh? Se tiri fuori i camani i resti sono da arresto. Ma oh, la patente me la ritirata, Ti ritirano la patente. Ti fanno soffiare, avevo parcheggiato la panda su Laiola Longarone, non c'era posto. Panda 4 per caso, 24 anni è la mia panda, ve la regalo. Perché non. Sono montato su, ma era mezzo metro, no? Ma, ma dico, non c'era posto. Invece, non mi ero neanche accorto di aver parcheggiato lì. Ma puoi dire sempre la verità, a volte la fedeltà fa danni. E, lei mi, e lui mi fa il e eh, lei corona, e mi batteva la penna. Sulla spalla, no? Già, mi bolliva l'acqua nel motore, sta fermo. Volevo dire. Lei Corona dovrebbe dare il buon esempio. Infatti, io do il buon esempio: ho bevuto vino, no? Cocaina, eroina, estasia. Oh, ho bevuto vino, eh, ma non c'è caduto. Insomma, c'è che. Va. La ritiro. No? Chi faccio adesso? Chiamo mia moglie a raccattarmi? Mai. E' come chiamare il Soccorso Alpino: meglio crepare lì. E quindi io. <ride> Dai, che vi tiro su un po' il morale, ostia. Dimmi. Eh, ciao, Mauro. Eh, dove sei? Sono qua. Va bene, dai, dimmi. Va eh, La prima cosa è che io la vorrei, la tua Panda. Perché la mia è quasi rotta e mi servirebbe, per cui se vuoi... Guarda bene. che al fondo buono la mia, mi ha detto il meccanico. Sante Lorenzi, carrozziere. Al fondo buono, perfetto. E eh, comunque... Eh, io volevo dirti una cosa, non è proprio una domanda, però. È che io un po' di giorni fa ho fatto un sogno, ok? In cui tre mie amiche venivano in Val d'Aosta e mi dicevano. No, cosa mi dicevano non me lo ricordo. Comunque, a un certo punto eh, eravamo un po' insieme. A, dopo un po', io mi sono trovata sulla strada che da Bard va a Donat eh, che ero su un triciclo, ok? Ok. Eh pedalavo questo triciclo a un certo punto su suggerimento di, una mia, di questa mia amica che ho sognato mi sono alzata e ho iniziato a spingere eh, questo triciclo perché il problema era che io sul triciclo ci andavo troppo piano nel sogno e dopodiché ho iniziato a correre no, alzandomi in piedi spingendolo ora siccome queste tre mie amiche sono qua veramente stasera mi hanno fatto un'improvvisata no? e secondo me il fatto di passare da un triciclo a un mezzo in cui si sta in piedi è una cosa importante, non lo so. Almeno io nel sogno l'ho visto così. Eh, ma che c'entro io? Qui? Non ho mica capito questa roba. Qua. No, è che sono venuti qui stasera, capisci? Sì, Quindi ma fammi secondo una me romana. è una cosa importante. Io ero curioso di sapere se tu hai scritto qualcosa sui sogni. Pensavo sui tricicli. No, no, Va bene, no, anche no, i tricicli, no, no, no. Eh. Aspetta, adesso ho fatto la battuta e ti chiedo scusa. No beh, ma, ma gran parte delle mie cose sono anche sognate eh. e guardate che lo, i sogni hanno una, una fantasia, una maestosità e che ti sfuggono e che bisognerebbe svegliarsi e segnare subito. Qual, molte cose lo fate, lo, lo, lo so, e sono di una bellezza, a volte anche di un orrore. Eh, se tu leggi ehm, eh, il sasso nella corrente, che, lì... Ho descritto molto bene i sogni ricorrenti che faccio una volta mi invitò Marzullo lui, mi ma no, di notte non dormo. Non ah, va, tre di notte, ma <ride> sono anche pentito, poi ho visto gente che è veramente, autori colossali, anche gente di prestigio che è andata da Marzullo. Io pensavo, ma vale, Tre di notte, di voi che ti guardi. Però ho sognato. E ho dei sogni ricorrenti, fissi da una vita. Che poi adesso non sto qui a dirvi, ma se leggi il. Quindi ho, ho pescato molto dai sogni, da, da queste manifestazioni oniriche, terrificanti a volte, e a, a volte che, che poi quando ti svegli non hanno più quella forza, io vorrei vivere come sogno. È una cosa acque che mi travolgono, che io non riesco più a uscirne. Con un, una misteriosità, un fascino inquietante, e queste sono cose che sono legate al, al, al mondo, a un altro mondo. Infatti, ho studiato Steiner, il corpo onirico, il corpo astrale, il corpo fisico. Poi, insomma, eh, ma per rispondere alla domanda, ho, ho pescato molto dai sogni, ma anche, anche Borges pescava dai sogni, lo stesso Rulfo. Volete un libro fantastico. Se mi dovessero dire tutti ti, ti imprigioniamo in un'isola, che libro vuoi? La pianura in fiamme di Juan Rulfo. Ma è! Una cosa. Lì si capisce la potenza devastante di una scrittura con una semplicità irraccontabile. La semplicità di Rulfo. Ha scritto due libri, era nato a, in Messico e andava sulle tombe dei cimiteri a cercare i nomi dei, dei suoi personaggi. Parlava pochissimo, lui e Giovan Rulfo, cioè Rulfo e Juan Carlos sonetti, tre parole all'anno, e onetti disse, caro Juan, le uniche parole degne di rimanere sono quelle migliori del silenzio. E Rulfo disse, eh, è difficile che le parole la spuntino col silenzio. E erano sempre ubriachi. Andò a trovarli Edoardo Galeano che è morto da poco, a Memoria del Fuoco ha scritto e disse in una intervista a Repubblica mi dettero tre bicchieri di vino che col terzo avevo la cirrosi era gente che beveva quello che trovava, poveracci ma, ma era formi, la pianura in fiamme e in Audi e una cosa vorrei, vorrei scrivere così, che sembra semplice ma ad arrivarci è una cosa. E quando Borges ma lì la pagò cara con Rulfo, lo invitò in una tv di Buenos Aires. no? E Rulfo ci andò, ma non aprì bocca, lo pagavano e andò in trasmissione. Pensate uno che va in trasmissione, io non ho, niente, ma forse la faccio. Eh? E Borges era piccato da questo silenzio di Rulfo. E quando i giornalisti gli chiesero ma come è andata? Ah, bene, bene, perché io parlavo ogni tanto interveniva Rulfo con uno dei suoi silenzi. Io, no. Comunque vedi come vado fuori, vado fuori di testa ormai. Comunque vi racconto Storielle. certo. Ancora una domanda a Mauro. Voglio sapere quanto l'alcol e la creatività in te. Possono funzionare? O quando sei stato quattro anni a Stemio era uguale? Cosa cambia? Eh, sì, si so solo fare quello. La domanda è molto bella e anche intrigante. Anche. Allora, all'inizio come Beckett, come Bukowski, come Roth, come Hemingway, raggiunto uno stato alcolico abbastanza insomma sostenuto, ma non eccessivo. Si scatena come un guizzo e ti vengono fulminazioni, ti vengono intuizioni, ti vengono... però era una dipendenza. Io non potevo aspettare l'ispirazione dell'alcol per scrivere delle cose. Ho smesso e ho imparato, sono riuscito a crearmi fantasia. Senza l'ausilio dell'alcol come faceva Bukowski o tanti altri. Devo dire però che era un po' malinconica, era un po' ammosciata. Ora, io non vorrei mai tornare ad avere fantasia creativa mediante l'alcol, assolutamente. Kerouac, usava la, la, la bend, Bendrazina, non so come si chiamava. Cioè o Miller, no, io non vo anche a parlare, vabbè oggi abbiamo fatto un po' di festa, ma non ho bevuto niente, guardate che ai tempi antichi ne avrei fatto fuori otto bottiglie, cioè, sono molto, molto corretto oggi, però devo dire che questi quattro anni e mezzo di astinenza ho dovuto crearmi una, ehm, diciamo, fantasia, una produttività con sforzo. Cioè sono diventato un professionista, potrei fare una pagina per farvi piangere, ma è, è, è forzata è, ho dovuto ragionare su di me. Invece quando bevevo, era una storia di neve, lo, lo vedevo, vedevo e mi raccontava qualcuno cose. Allucinà però non si può vivere così. Cioè la dipendenza è sempre negativa. Anche se produrrà non nel mio caso, ma nel caso di Bukowski o di, o di Hemingway o di Beckett o di, o di Joseph Roth o dello stesso Pessoa, può essere produttiva al punto di creare capolavori, non io. Ma non vale la pena, è meglio non fare nulla che rovinarsi così. Però si può ottenere mediante il magistero dell'allenamento del coso, si può ottenere lo stesso ed è molto meglio, ed è molto meglio credetemi. Cioè non, 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 non si può buttare via la vita per avere una buona pagina. Non si può, quella è gente che si era, era, era rovinata, però se leggete il libro dell'inquietudine di Pessoa è formidabile. Io non so come una mente umana arrivi. Per esempio dicevano se il vincitore è quello che vince e lo sconfitto è quello che perde, io dichiarandomi sconfitto sono il vincitore di me stesso mostruose la morte è la curva della strada morire è solo non essere visto ma se ascolto sento il tuo passo esistere come io esisto Vabbè, cose come? insomma eh, preferirei scrivo già malamente però vendo molto questo è importante preferirei scrivere male senza alcol che fare un capolavoro alcolistico Prima di chiudere, un ringraziamento da parte mia, perché sei qui, e poi un ricordo di un amico. Questo, qui ci deve essere una persona in più oggi, purtroppo se n'è andato prima. È Il nostro amico Icio che voleva venire in Valle d'Aosta aveva un sogno, venire in valle a vedere la battaglia delle mucche, la battaglia delle reine, purtroppo non ce l'ha fatta. Ecco, io vorrei prima di chiudere ascoltare una canzone dedicata a Icio da un suo grande amico, che è Luigi Maieron, forse tanti di voi lo conoscono, che seguono Mauro. Voleva venire qui a vedere la gara dei combattimenti delle mucche. Sì. Dicevo vorrei sentire questa canzone con tutto... eccolo qui, c'è Icio? Vorrei ricordarlo qui con... Non spiegare chi era Icio. Sì. ma poi lo spieghiamo. No, no, facciamo vedere questa canzone prima, che questo amico era qui, anche l'anno scorso eravamo qui a Cormayer con Icio. è mio, mio amico d'infanzia. E quindi ascoltiamo questa canzone. Era un uomo gigante, di poche parole, uno che non parlava e sapeva ascoltare. Era un babbo natale, un elfo bambino. Sotto la barba bianca, fiori e spine nel cuore. Correva, correva, sapeva aspettare. Correva, correva, sapeva stare con te. Sapeva cercarti, sapeva seguirti. La solitudine vestiva generosità era un uomo qualunque, singolare e importante, dentro il suo candore, dentro la sua storia, una vita in salita, con il passo in discesa, con il sole che aspetta e l'inverno che brucia. Correva, correva, sapeva aspettarti, correva, correva, sapeva stare con te, sapeva cercarti, sapeva seguirti. La solitudine vestiva generosità, era un uomo qualunque processi e silenzi, il libro aperto e segreti, e gli volevi bene dopo il bosco e il ruscello, a due passi dal cielo, nella valle il silenzio, da oggi parla di te. dal cielo, nella valle il silenzio, da oggi parla di te, nella valle il silenzio, da oggi parla di te, nella valle il silenzio. è riferita al nostro caro amico che è, 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 ma vale per tutti gli amici vostri che, tutti noi abbiamo qualche amico e l'amico vero, l'amicizia è rarissima è una forma d'amore molto più fedele di quella tra un uomo e una donna o tra due uomini che a me non, non mi fa nessuna differenza o tra due donne l'amicizia e ognuno di voi so che ha un amico o un'amica sono rari, rarissimi e, 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 e l'amicizia e quando sai che puoi chiamare qualcuno e ti tiene a galla quando stai per andare giù io per esempio adesso ho sostituito Iccio con Ferruccio, io so benissimo che Ferruccio se lo chiamo da Erto viene a cercarmi, e dico ho bisogno di te vieni, parte con la panda e viene a trovarmi c'è una forma perché poi ci sono anche amicizie così millantate la Rochefoucauld 1624, diceva, nelle disgrazie dei nostri migliori amici c'è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto. Eh, beh, è mostruosa ma vera. Quindi Ici cioè, era uno che aveva ristorante, albergo, stanze, case, terreni, figlio unico. Ecco perché la mamma, orfano da bambino, e sentiva un richiamo, che non erano i soli, infatti ha, mangiato, ha distrutto tutto, è rimasto sull'astrico. In una delle ultime lettere al centro alcolisti di Auronzo, dove lo portai a febbraio, è morto il 7 agosto, dopo 5-6 ricordi, ma la prima volta sono andato lì, il professor De Sandre, mi ha detto Corona ancora qui? No, no, stavolta è lui, gli ho detto calma. Perché lì siamo stati io, mio papà, mio fratello e mia mamma, eravamo abbonati lì. Beh. E per fare questi ricoveri al centro alcolisti, bisogna stilare un piccolo verbale. E io ce l'ho lì, ho un sacco, infatti, voglio scrivere un libro su Icio. Ma me l'aveva chiesto da vivo. Infatti, ho la liberatoria sua, ma è spasso. Eh, Fagli il verbalino lì su. su. Mi chiamo Proti Maurizio, sono nato a Cimolais il 29 gennaio 1960. Ho cominciato a bere molto presto, circa sette anni, ma letteratura pura. Ecco. Sono arrivato a bere fino a 6 litri di vino al giorno, punto. Per bere eh, ho mangiato e lapidato un albergo, no, di lapidato un albergo. Per bere ho mangiato e lapidato, ma gli sembrava poco mangiato. no? da nostre parti uno ha mangiato fuori tutto vuol dire che ha, ho mangiato e lapidato un albergo punto per bere ho fatto del male a tante persone prima di tutto a mia mamma che era già morta lui era rimasto solo e poi a Mauro Corona che mi ha aiutato e poi e lì l'elenco diventava lungo e poi eccetera eccetera questa è letteratura grande eh. però mi manca insomma come mancano a voi i vostri cari amici quindi Concluderei sulla falsa amicizia, perché quella vera non, non ha dubbi, l'abbiamo, ci abbiamo amici. La falsa amicizia era i, i nemici di Pessoa che andarono sul punto, in punto di morte e questo è il ciao che vi dico questa sera, andarono a trovarlo, stava morendo di cirrosi e chiese i suoi occhiali e scrisse una frase l'ultima, domani che sarà? domani che sarà, lo scrisse in inglese, e era nato 1888 no, 88, mi sembra, Vabbè, morì nel 36 mi pare, no? ma non mi ricordo, Beh, e tutti lì a precipitarsi sopra Pessoa morente e quindi gongolavano perché era una mente suprema, ha scritto libri sotto falso nome, gli eteronimi, Alberto Caero, Antonio Mora, Riccardo Reis, il barone Teive, era sempre lui. E questi il critici, Riccardo Reis, sì che è uno scrittore fantastico, altro che Pessoa, invece era lui. E lui stava zitto e beveva, beveva da solo, morto a 46 anni. Andarono lì attorno e lui capì che erano lì, contenti di vederlo morire. E gli disse: Fernando, cosa possiamo fare? E lui con un filo di voce. Quando l'erba crescerà sulla mia tomba, sia quello il segnale per dimenticarmi del tutto. La natura mai si ricorda e perciò è bella. E se avreste la necessità morbosa di interpretare l'erba verde sulla mia tomba, dite che io continuo a rinverdire. E a essere naturale. Vorrei morire così. Bene, siccome tutte le vite sono dei racconti, specialmente quelle meno illustri, siamo grati a Mauro che ce le, raccont che ce le sa raccontare.